Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi volevo farvi vedere come ho realizzato questo fiore in velluto che ho applicato sul mio cestino svuotatasche, comunque centro tavola, realizzato con la stessa tecnica per realizzare le tazze in stoffa, solo che questa è cotone esterno e velluto interno e il piatto anche in velluto. Ho cercato di disegnare a mano libera le sagome dei petali, però ho un po' sbagliato perché sono troppo lunghi, quindi non seguite queste misure, ma seguite queste misure, così dopo eviterete un passaggio. Allora, per prima cosa prendiamo la nostra stoffa in velluto, pieghiamola faccia contro faccia e andiamo a disegnare i nostri petali. Quindi prendendo la nostra sagoma disegnata sul cartoncino andiamo a ricopiare i nostri petali sulla stoffa. Una volta fatti 4 di questi petali, che sono i piccoli, dobbiamo mettere uno spillo per bloccare le due parti della stoffa, che questo dopo ci servirà per poterli cucire meglio, quindi per non far muovere la stoffa al momento in cui andiamo a cucire. Quindi mettiamo gli spilli a tutte e 4 le sagome e andiamo a ritagliare. Non ritagliate proprio vicino al disegno, perché altrimenti quando andiamo a cucire non viene bene e quindi si andrà a scucire. Quindi quello che dobbiamo ottenere è 4 petali piccoli e 4 petali grandi. Ok, adesso ogni petalo va cucito seguendo quindi il disegno che abbiamo fatto, ricordando però di lasciare un punto di apertura, che sarà comunque la parte di sotto del petalo. Quindi lasciando quel punto di apertura ci permette di poter girare il nostro lavoro. Andiamo a togliere lo spillo e dal punto di apertura, come vi dicevo, andiamo a girare il nostro petalo. Po' di difficoltà proprio perché facendo quella misura, come vi dicevo prima, ho fatto troppo lunga la base e quindi è venuta un po' più stretta. Quindi da quel disegno che ho fatto io alla fine ho tolto 2 centimetri. Questo è quello che ho ottenuto con il disegno sbagliato che vi ho detto e ho preso un po' di imbottitura di cotone per riempire i petali quelli grandi, perché quelli piccoli essendo in velluto già sono abbastanza cicciotti, quindi ho messo giusto un po' per riempire la parte superiore del petalo nei petali quelli grandi, non molto, sennò viene troppo pomposo. Avendo fatto la prima misura, quella lunga, i petali erano troppo lunghi, per cui ho tagliato 2 cm. Se seguite le seconde misure, non dovete fare questo passaggio. Quindi otterrete direttamente questo. Per chiudere un po' il petalo, giusto un pochino, ho fatto una cucitura a mano, ma la potete fare anche a macchina tranquillamente. Tanto non si vedrà quel punto. Per costruire la parte centrale del fiore ho usato un cerchietto di cotone e ho messo al centro un po' di imbottitura. Con ago e cotone sono andata a chiudere questo cerchietto. Ho iniziato a costruire il fiore partendo dai petali più grandi, quindi da sotto, sovrapponendoli leggermente e aiutandomi con ago e filo. Gli ho dato una forma. Ho trovato un po' di difficoltà con l'ago
perché il velluto, essendo abbastanza doppio, non riuscivo comunque a cucire, quindi mi sono aiutata un po' con la pinza. Man mano che cucivo, cercavo di alzare e abbassare qualche petalo. Finiti i petali grandi, ho iniziato a cucire i petali piccoli. Una volta finito il fiore, ho preso il cerchietto, quindi la parte centrale del fiore, e applicando un po' di colla al centro del fiore, ho attaccato il cerchietto ed ecco il fiore finito. Applicato poi sul mio svuotatasche, utilizzando sempre la colla a caldo. In descrizione troverete i link utili per poter realizzare questo svuotatasche. Grazie a tutti per la visione e alla prossima!